Parla subito, bambini, coco, come alito, alito. Cuore, rabbia, orgoglio, libertà. Sono questi i temi più accarezzati e portati in musica da Fabrizio Moro, Romano Doc, in scena al Teatro Team di Bari per la 10ª tappa del suo Figli di Nessuno Tour, cominciato al Tuscany Hall di Firenze il 13 novembre e che si concluderà il 18 dicembre al Palacongressi di Lugano. Dopo il grande successo del Festival di Sanremo del 2018, che lo ha visto trionfare in coppia assieme a Dermal Meta con Non mi avete fatto niente, torna con un album che tira fuori la parte più giovane di sé, ribelle, come del resto è sempre stato. Il suo 10º album è un viaggio introspettivo che racconta la sua vita e lo fa senza mezzi termini, ma con grande schiettezza e purezza. Tanti i successi per Moro, da Pensa del 2007 a Fammi sentire la voce dell'album medesimo. Festeggia così i suoi ormai 24 anni di carriera, mordendo la realtà che a volte è crudele e combattendo con tutte le armi a sua disposizione. In primis, la libertà, tema a lui molto caro, tanto da tatuarsi la scritta: la libertà è sacra come il pane. La testa si gira, ti aggiusta, capì, ragiona. A volte condanna, a volte perdona, semplicemente.